Allora, mi avete chiesto in tanti il problema del sì e del no. Innanzitutto, con i nostri figli abbiamo iniziato proprio per la comunicazione dalle basi e quindi prima di tutto sì e no è troppo astratto, quindi abbiamo iniziato tra le scelte, scelte di due elementi, cioccolata o latte, cioccolata o pane, adesso sono esempi, ovviamente era, non lo so, banana o cioccolata, poi con tre elementi. Ma il sì e no è arrivato molto tardi. Per Derek si sono voluti più di 6 mesi. Abbiamo provato a fare un sacco di prove, come suggerito dalle terapiste, ma il fatto è che il sì e il no sono astratti, molto astratti. Mentre tu puoi scegliere tra il pane e la mela, la cioccolata e una banana e la puoi immaginare, come immagini un sì? Come immagini un no? Lo immagini con un vissuto. Ma se tu non l'hai mai detto sì e no e non riesci ad associarlo a un vero atto che ti interessi, non puoi farlo. Giusto, Liam? Giusto, Liam. E quindi cos'è successo? Te lo ricordi cos'è successo? Siamo andati, dopo 6 mesi di prove, il papà è saltata la neuropsicomotricità di Derek. Insomma, non siamo andati dalla Federica, ti ricordi, Liam? E praticamente il papà ha portato Derek a un centro commerciale dove c'erano dei giochini musicali. Vero che io ho tolto tutti i giochi musicali in casa, che non c'è niente che faccia rumore, che faccia suoni, che c'era la TV, il tablet, avevo tolto tutto, giusto per Liam? Giusto. Quindi cosa è successo? Quando era lì, Derek si è anche divertito, però poteva andare sul gioco e se voleva farlo ancora, doveva dire sì per la monetina, no, nessuna monetina. Quando diceva no, un po' se la prendeva, ma l'alternativa era cambiare gioco, quindi non c'era una vera e propria frustrazione, però ha capito. Un'ora lì con i giochini, sì e no di monetine, e poi quando è tornato a casa ha cominciato ad essere assolutamente contestuale nel sì e nel no. Sbagliava ancora qualche volta, ma nella maggior parte delle volte ce l'ha fatta. Quindi veramente una strategia veramente particolare. Quello che vi consiglio di fare è tentare e poi fateci sapere.